Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, episodio 13 della nostra partita con l'Etiopia in Europa Universalis 4. Se ve lo state chiedendo, i nostri animali sono tutti a posto, sono ancora tutti sani, compreso il coccodrillo. Ci sono studi incentrati sul capire che verso faccia, ma la gente non l'ha ancora capito. Comunque, nello scorso episodio abbiamo eliminato Warsangali. Qua c'è ancora il suo esercito. Voglio vedere se si mette ad assediare Gedo, sarebbe davvero una figata pazzesca. Probabilmente invece andrà verso questi territori qua. Vediamo un attimo il da farsi. Allora, fra poco finisce la nostra tregua con Adal. Eccola lì. Quindi dobbiamo attaccare Adal. E io vorrei iniziare ad attaccare anche qua sotto Kilva, che ha l'aggressive expansion a 54. Secondo me Kilva è ancora abbastanza lontano dagli ottomani e tutta la faccenda qui a nord. Quindi non dovrebbero esserci grossi problemi. Per quanto riguarda l'aggressive expansion, adesso dobbiamo anche pensare con chi possiamo allearci. E ora come ora, l'unica possibilità che abbiamo è allearci con un rivale, cioè con uno che ha messo rivali ottomani. Quindi ora come ora, ragazzi, Venezia potrebbe essere effettivamente una buona opportunità. Quindi ci alleiamo con i leoni di San Marco di Andrew alla fine della fiera e migliorerei le relazioni con loro. A questo punto direi che ci sta. Allora, facciamo così. Qua creiamo uno spy network su di te. Boom. In un anno dovremmo esserci, spero. E facciamo anche improve relation con te. Improve relation. Perfetto. Adesso abbiamo scoperto tutta questa zona. Potrei rubare un po' di mappe in giro. Ci hanno scoperto questi. Vabbè, pazienza. Quando ci scoprono sale anche l'aggressive expansion. Una volta sì, adesso no. Warsangalla Separatist. Ok. Ah sì, non ho guardato. Cioè, guardate che strada hanno fatto. Ho tolto la pausa un secondo. Perdiamo un sacco di uomini. Vabbè. Amen. Allora, altri ribelli imminenti. Questi qua sono 2 anni e 7. Adalan sono 1 anno e 6. Allora, spostiamo gli Adalani qua. Dividiti a metà, così rischiamo di perdere meno uomini, per favore. Perfetto. Allora, qua siamo sotto di 13, ma quanto incide il rinforzo? 15. Quindi senza rinforzi ci siamo. Senza rinforzi ci siamo. Per il resto va bene. Allora, qua sto pagando il forte perché ho intenzione di andare in guerra. Ha anche senso. Siamo già a 40 con te. Eh sì, c'è la questione del rivale. Quindi per ora va molto bene. Lo Yemen ha preso il rinascimento da noi e purtroppo stiamo portando in giro il rinascimento in questa zona noi, dove dovrebbe non esserci, però abbiamo ancora un ottimo vantaggio tecnologico, quindi diciamo che non ci lamentiamo. Allora, la tregua con te finisce nel ottobre, non so se riuscirò a fare un altro claim, probabilmente no, quindi andiamo a dire conquest e basta. Andiamo a dire conquest e basta, direi. Spostiamo lì i nostri 3 eserciti. E buonanotte. Sì, è inutile costruire questa roba. Potrei migliorare le relazioni anche con gli ottomani per cercare di tenere più basso possibile la possibilità che loro entrino in un'eventuale roba. Allora, l'influenza del clero è scesa ancora. Abbiamo altro splendore, ragazzi. Oh, siamo già a 3. Nell'80 possiamo già scegliere il. Scusate, al 2, possiamo già scegliere il secondo. Stiamo giocando abbastanza bene, direi. Allora, questo qua è assolutamente inutile. È vero che migliora, però bisogna pagare 5. Cioè, bisogna, insomma, rendere una cosa statua un editto. Non è che è meno 5 in generale. Bisogna attivare un editto. E francamente potrebbe essere utile, ma generalmente abbiamo dove ci sono problemi di ribellione, eh? È perché è attorno ai 14, come Warsangalian qua. Non è diffusamente di sotto al 5. Cioè non cambierebbe molto. Qua dovrei farlo in tutti gli stati, secondo me non vale la pena. Allora, ho riflettuto un secondo e questo qua lo andremo a prendere di sicuro. Attualmente noi guadagniamo 7 al mese. Questo lo voglio prendere di certo.
Però prima di colonizzare dobbiamo fare le idee espansive, quindi esplorative, scusate, non espansive. Allora, 7 al mese significa che per arrivare a 800 servono 100, 7, 8, 96, che sto dicendo i numeri a caso se non ve ne siete accorti. Comunque circa 10 anni ancora, quindi facciamo assolutamente in tempo a prenderlo dopo. Ora come ora, il razzo, cavalleria, eccetera, ci sta, ma non vorrei prendere troppi cavalli, anche perché ora dobbiamo iniziare a prendere i cannoni. War Exhaustion potrebbe non servire, francamente non ho la minima idea di cosa andare a prendermi. Perché allora, questo qua abbiamo detto che serve a poco, questo l'abbiamo già preso. Questo qua, francamente, non mi serve in questo momento perché andremo a prendere quello che mi interessa di più, che sono le idee religiose. Questo possiamo spenderli i soldi, non ci frega attualmente. Quindi andrei a prendere più combat 1 sul terreno della capitale. Il terreno della capitale attualmente è Highlands. E le Islands per ora non è che siano così tanto diffuse. Ce ne sono un po' qui, quindi potrebbe servirci. Ce ne sono un po' qua, quindi potrebbe servirci. Ce ne sono un po' qui e un po' anche negli Ottomani. Quindi diciamo che può essere che ci servano. Non è detto perché molta parte qua in realtà è deserto. Però la capitale nel deserto chi cazzo ce l'ha, ragazzi? I Mamelucchi. Quindi dobbiamo stare attenti perché potrebbero prenderla loro, quelle idee lì. Comunque andiamo di questa. Boh. Quindi, nel terreno della capitale, che potrebbe essere per esempio questo, picchiamo di più. Ora, portiamoci lì in zona. Siamo passati già a positivo pagando tutto. Fantastico. E ovviamente più continuiamo a convertire, più soldi facciamo. Guardiamo sulla mappa. Voglio proprio convertire a macchia d'olio io. Il prossimo che facciamo è questo. E poi lasciamo il sud per dopo. Allora, maggio, dobbiamo aspettare ottobre. Aspettiamo. I Burgess hanno fatto qualcosa. Conversione è andata a posto. Andiamo qua. Ora come ora non ha senso fare l'editto perché siamo già talmente forti che preferisco risparmiare soldi visto che dobbiamo anche prenderci il debito, cioè ripagare il debito. Cos'è che hanno fatto? Perché ho schiacciato senza leggere? Sono in guerra con Cipro, la Francia e gli Ottomani. Porca vacca. Allora, recall, vediamo un po' questa guerra com'è. In guerra con gli Ottomani per la conquista di Durazzo. Ahia, la vedo male, eh. La vedo molto male. In guerra con i cavalieri, Siena, Corfù, no, Venezia è fottuta. Venezia è fottuta. Purtroppo non credo riusciremo a salvarla in alcun modo. Vedete che stiamo convertendo a una velocità pazzesca. Direi di iniziare a mandare a quel paese anche questi tizi qua. Iniziamo da quella che ci dovremmo mettere un po' di meno. Beijan 1 anno e 1, questo qua 2 anni e Warsangalini per ora sono ancora a zero, perfetto. Agosto, dai che sto pagando il mantenimento per niente. Allora, l'Oman potrebbe avere problemi diplomatici o l'Oman fai che hai cose su di noi, Oman. Faccio sempre quella, alla fine, cioè se il mio alleato fa qualcosa su di me, cazzi suoi. Dopo le prende. Allora, stavo verificando che in teoria qua possiamo fare qualcosa di bello. Perché possiamo rompere la sua alleanza con entrambi. E dopo lo possiamo attaccare. Io però romperei l'alleanza con gli ottomani. Perché quando attaccherò i mamelucchi potremmo metterlo co-belligerante a quel punto lì. Non lo so. Per ora aspetto. Per ora aspetto. Anche perché dovrebbe peggiorare le nostre relazioni anche con loro. Qua facciamo placate rule. Una volta e dovrebbe scendere nel tempo. Sapete cosa possiamo fare? Quale di questi fa parte dei miei territori? Arsi. Allora Arsi facciamo così. Perfetto. Un punto di development migliora tantissimo le relazioni con i vassalli del 5%, avete visto? È pazzesco sta cosa. E praticamente è già un mio stato, Arsi. Eccolo qua. Ora
E in più, cosa volevo dire? Sì, adesso lo possiamo annettere e abbiamo i punti militari che non ci servono assolutamente a nulla, quindi sotto chi tocca. Ottobre, posso dichiararti guerra, giusto? Declare war, reconquest. Ok, visto che siamo in guerra, anche se sarà una guerra corta, io faccio le war taxes e risparmiamo qualche soldino. Guadagniamo due. Allora, tu vai direttamente qua, voi fate gang bang su di lui e poi tu vai di là. Qua c'è bisogno di un tizio. Oh, questo qua è un trader. A proposito, vediamo se c'è la possibilità di cambiare questi tizi. Qua vorrei better relation over time. No, non c'è ancora. E qua vorrei o il morale o la disciplina. Cioè, questi due non me ne frega niente. Vabbè, dai, iniziamo questa guerra. Vinto. Ok, allora 1, 2 di qua. Qua ne lasciamo 3 col generale. Abbassiamo il mantenimento. Anche se la guerra dura pochissimo, facciamo così. Cerchiamo di risparmiare. Le war taxes per una guerra del genere non hanno molto senso, ma visto che davvero i punti non so cosa farmene, ragazzi. Cioè, siamo avanti di 11 anni e arriveranno in continuazione. Devo decidere. Voglio arrivare a Deus Vult subito o aspetto? Voglio arrivarci subito. A proposito, dovremmo essere in zona per avere più possibilità di avere un figlio. Che tra l'altro il nostro re, ragazzi, davvero non è praticamente immortale. 66 anni ed è tipo il miglior re della possibilità della vita. Allora, vediamo un po' questa roba qua, cosa succede. Kiva passa a 51, lo Yemen a 100 e gli altri hanno la tregua, quindi ottimo. Eliminiamo questo tizio dalla faccia della terra. Posso fare Revocor? No, perché l'ultima cosa che ti chiederò in questa guerra è eliminarti da solo. Allora, dovrei avere dei soldi e dei marinai. Quindi, io farei un po' di navi. Facciamo cocche. È vero, col debito potrebbe essere il caso di ripagarlo. A proposito, oh, grande, il mio debito è di, cazzo, è grosso, 243. Potrei andare alla Tech 7. Aspettate un momento. Allora, le cocche cambiano a tech 10. Queste qua a tech 10. Tech 9, tech 9. Quindi per ora non cambia niente. Posso ristabilire il patriarcato di Antiochia. Non voglio neanche averla questa missione. Torno a casa da Andrew qua. Perfetto. Improve relation scende di 3 all'anno. Dai ragazzi, ho bisogno di nuovi tizi, questi qua fanno schifo. Però li voglio anche di livello 2. Dobbiamo aspettare l'84, che è l'anno in cui possiamo fare le faccende. Qua ho quello con Siege, sì, perfetto. Chiamata alle armi! Questo è il motivo per il quale non voglio avere alleati. Allora, intanto, tu hai Caracognolo come rivale, no. Quindi Caracognolo potrebbe venire a rompere le palle a me. Tu ce l'hai come rivale, però.
che potrebbe passare qua da questi tizi. Che palle. Allora, Hormuz, Shamar, Georgia, Asano, e neanche lo Yemen. Allora, se rifiuto ho fino per 5 anni meno 1 e perdo prestigio. Questa alleanza secondo me non era da fare. Sì, declina, non mi rompere le palle. Niente, è stato un errore allearsi con questi ragazzi. Ancora atteggiamento da alleato, ok, è diventato neutrale. E 4000 non andrà mai più via, però chi se ne frega. Sì, posso far pace con te. L'unica cosa è che effettivamente avrei dovuto aspettare, perché ora Luman acquisisce aggressive expansion. Vabbè. Questa qua praticamente non c'è. Questa qua è già core, quindi facciamo trick e ballack. Perfetto, e ce ne possiamo andare. Questo qui ora lo possiamo spegnere. Dove cacchio è? Perfetto. Quelli là sono già rossi, questo qua lo tengo perché comunque, insomma, potrebbe essere utile. Qua facciamo così, voi venite qua e voi fate un po' melina in giro, così non capitate sullo stessi posti. Ci spostiamo a sud. Ora non abbiamo niente da fare fino all'89 conversione. Perfetto. Oh, siamo già arrivati là. Direi che questo non possiamo. Facciamo questo. Perfetto. Iniziamo a spostarci a sud. Tu non converti qua? Perché no? Converti. Sei mameluco. Allora, io direi che iniziamo ad annettere te. Tanto ora non ci servono niente punti diplomatici. Iniziamo ad accumularli e ci spostiamo a sud a questo punto. La mia aggressive expansion com'è? Con l'Oman, cioè l'alleanza è servita a non avere aggressive expansion perlomeno con l'Oman. Vediamola così. 126, 40. Io vorrei ripagarmi un debito. Ah, sono proprio qua. Io sono proprio qua. E già. Ce la possiamo fare. Ok, al massimo. Oh, bene, 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 bene. L'economia è fissata, ragazzi. È davvero fissata. Allora, stiamo convertendo quella. Siamo qua. Queste tre non possiamo. Andiamo qui. Qua. Perfetto. Unitevi. Unitevi. Allora, qua ti diamo questo. Questo qua forse è un pochino più forte per combattere. Però così entrambi sono forti nel far assedio. Riusciamo a far passare un mese? Sì. Kilvi ha dichiarato guerra a Tabuka. Non so neanche dove sia Tabuka. Quindi chi va in guerra potrebbe essere un momento buono per attaccarla. Chi è che rompe le palle? Adalan 90%. Il clero vuole più roba. Rendiamo il clero contento allora. Clero, clero, clero. Perfetto. Dai, allora, non hai alleati. Io fra quanto posso fare un altro claim? 35, quindi direi che ce lo teniamo per avere più cose. Cavolo, Venezia verrà spazzata via. Tu sei in unione personale con Castiglia, quindi non si è ancora creata la... c'è l'unione personale ma non c'è ancora la Spagna, effettivamente è un po' presto. Potremmo
Rubare delle mappe. Facciamo un po' di spy network su di te, va? E torno a casa da Kiva. Molto bene. Cavolo, tu un generale pazzesco. Perché non... Pronti? Declare war. La conquista di Mombasa, direi che così facciamo subito war score. È iniziata la guerra, ragazzi. La nostra crociata personale verso i regni del sud. Allora, dobbiamo stare attenti un po' alle sue navi, perché io ho solo cocche. Però vorrei capire se posso prendere anche... Se posso prendere anche la faccenda. Ma qua. Guerra con Kilva. Allora, io vorrei assolutamente evitare che tu perda, perché ti voglio vassalizzare a te. Ho un piano malvagio in mente, ragazzi. Uno dei miei. Andiamo su Kilva. E vorrei capire se posso chiederti questo. Meno 2000 perché non ho il forte. Comunque, vediamo fin dove possiamo arrivare. Giusto così per ipotesi. Questa potrebbe essere la pace. Questa sarà la pace, per forza. Perché la prossima guerra sarebbe un casino se no, e questo ci dà lo Yemen incazzato e basta. Perfetto. Tutti gli altri non contano. Mantenimento al massimo, guadagniamo 9 ducati al mese. Cosa? Com'è possibile? Allora, le navi no, non voglio che siano pagate. I forti non voglio che siano pagati, è giusto. Dobbiamo mandare via quegli interessi, ragazzi. Questa partita non potete dirmi che non ho curato l'economia, eh? Sta venendo fuori una cosa fotonica. Allora, prima di ripagare il debito, no, forse è il caso di ripagarlo. Ci siamo qua. Anzi, uno lo possiamo ripagare. Perfetto. Ne abbiamo ancora due. Vorrei costruire degli edifici. Perché adesso che abbiamo queste zone qua, tipo Alessandria 14 è tantissimo. Cioè, c'è tutta questa zona qua che è ricchissima. La foce del Nilo, ovviamente. E poi possiamo fare qualcosa per migliorare i nostri marinai. Quindi dock, eccetera. Costruiremo un sacco, ragazzi. Andiamo avanti qualche mese in questa guerra. Andiamo verso l'Indy. Qua è un'avanzata trionfale. Potrebbe passare da qua, ma per ora noi non lo sappiamo. Allora, lui sta perdendo la guerra contro di noi ed è in pareggio con quegli altri. Quindi, finché ce lo permette, io continuo a fare assedi su assedi su assedi. E questo qua vorrei che fosse mio. Però, tutto sommato, se lo prende lui va anche bene. Qua, perché cazzo non è rimasto dietro uno? Facciamo così, vediamo se qua c'è qualcuno. Questo lo stai convertendo alla religione sbagliata. Ragazzi, è morto Ambrogio. Cioè, è morto il re. Quindi ci saranno i pretendenti da seccare. E va bene. Questo qua è il nostro figlio. 125. Che dovrà morire subito. Appena è possibile lo ammazziamo. È vero che è strong, però caspita, fa cagare. E però questa cosa qua non va benissimo. Beh, posso spingermi fino qui. Non va benissimo perché c'è anche Antemoro. Che dove cacchio è Antemoro? Cos'è questo qua? Che potrebbe entrare in coalizione. Allora, tu attualmente vali 222% di... Devo fare tre guerre per eliminare Kilva, accidenti. Beh, purtroppo abbiamo perso tempo qua con loro. Ah, però questo qua non è detto che vada a questi, eh? Attenzione. Allora, io prendo questo esercito qua. E lo porto... Dov'è che ci sono? A Gerizza. Dov'è?
Spero che non sia... Perché non so leggere, porca di quella vacca. Jezira. Jezira. Voi ragazzi non sapete quanto sia brutto. Cioè, davvero, non è che faccio apposta. Per me le lettere hanno poco significato. Allora, vai lì e... aspettiamo. Ok, ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.